No, no, no. Soltanto un giretto. No, Francesco. Vado piano, te lo prometto, vado piano. Parti, sono pronta. Oggi è stata una giornata bellissima. E continuerà ad essere bellissima, perché non è ancora finita. Ti avverto che ho preparato una sorpresa stupenda per questa sera. Speriamo che nessuno interrompa questo momento. Chi potrebbe azzardarsi a farlo? Chi? Non lo so. Questo è un momento magico. Abbiamo il tempo, tutto e solamente per noi. Francesco? Sì. Su, amore. Sì. Mi rispondi, potrebbe essere Marcello. Non importa. Oggi il signore e la signora Salinas non rispondono a nessuno, nemmeno a Marcello. Egoista. Non sono egoista. Sto solo difendendo la nostra intimità. Su, basta, smettila. Pronto? Pronto? Ah, hanno attaccato, è tutta colpa tua. Ah, mia? Sì, tua. Sei il solito egoista. Lo sai che non ho neanche un vestito per colpa tua. Ah, poverina, questa signora che non ha neanche un vestito per colpa mia. Sì, è ora di sfo questa valigia, anche se non vuoi. Su, aiutami. Che ti prende? Ah, Francesco. Che c'è? Qual è la sorpresa? Dimmelo, altrimenti non so come mi devo vestire. Pensandoci bene, per questa sera dovresti... Io credo che andrebbe bene... Per esempio... Così. Ah, Francesco. Devi cercare di riposare. Non hai sentito quello che ha detto il medico? È stato un intervento molto delicato, molto difficile. E tu sei ancora debole, no, Isabel. No, non voglio dormire. Voglio pensare. Voglio continuare a pensare. È come sognare ad occhi aperti. Isabel, pensa che passeranno gli anni? Ma tu resterai splendida come questa sera, per sempre. E quando passerà il tempo e questa casa diventerà un museo, la gente si fermerà davanti al quadro del famoso pittore Arthur Wilson e dirà che tono è stupendo.
Che ti succede? Niente. A volte penso che vorrei che gli anni non passassero. Vorrei restare come sono adesso, giovane, per sempre. Mi hai detto la verità, Miranda. Hai spedito quella lettera, non è vero? Tesoro mio, quante volte mi hai già fatto questa domanda? Non ti fidi di me? Non è questo. Non ho sempre fatto tutto quello che mi hai chiesto, forse. No, mi sei sempre stata fedele. Non lo dimentico. Ma ultimamente non sei più decisa come prima. E questo non mi piace. Voglio che tu sia decisa come lo fosti tanti anni fa, quando costruisti la mia vita su un cumulo di menzogne. Quante menzogne, quante menzogne. Quante bugie dovrò dire ancora? Zitta, sta zitta, ti possono sentire. Nessuno, Isabel, dovrà mai scoprire questo nostro segreto. Nessuno dovrà mai sospettare questo nostro inganno. Il tuo inganno! Solo tu. Sì, però tu eri d'accordo. E così non puoi negarlo. E tanto per i pensamenti non si può tornare indietro. Isabel, Isabel, figlia mia, ti supplico, non ti agitare così. Cerca di stare tranquilla, per favore. Abbi fiducia in me. Da un momento all'altro la cara signora Marcella Verezza riceverà tue notizie, vedrai. Già, mie notizie. Mi piacerebbe tanto trovarmi lì quando arriverà quella lettera. Chissà che faccia farà. Peccato che io non possa godermi la scena. Quanto mi divertirei.